Ci mancherebbe soltanto un gol dell'Inter in questo recupero, che prontamente arriva. Nel calcio, come nella vita, non importa quante volte cadi, importa se hai la forza di rialzarti. Devi averla, sempre, anche quando sembra tutto perduto, anche quando sembra troppo tardi. E poi si dice che il derby possa favorire la squadra che ci arriva più in difficoltà. Beh, se così fosse, oggi deve essere la nostra partita. Quindi andiamo in campo, rialziamo la testa e capovolgiamo questa stagione. Buon pomeriggio da Ibrox Stadium e benvenuti all'Old Firm più pazzo e unico della storia. Eccoli, i protagonisti che scendono in campo. Un saluto anche a voi, agli amici a casa, a chi sta supportando comunque questa serie, a chi sta comprendendo le difficoltà, disumane che stiamo vivendo, a chi continua a credere nel sogno rimonta. È un derby pazzo perché basti guardare il nostro capitano che è cresciuto al Celtic, Virgil van Dijk, passato poi a Liverpool, pagato tantissimo dai Reds. Ma questa è un'altra storia, questo è quasi un universo parallelo. Noi abbiamo Van Dijk, così come abbiamo Pellegrini, un romanista, mentre loro hanno un altro romanista, Nicolò Zaniolo, uno dei talenti più limpidi e cristallini in circolazione. Questi siamo noi, con Buffon tra i pali, Semedo, Van Dijk, Kimpembe e Tierney in difesa, con Lorenzo Pellegrini in cabina di regia, Vidal e Agi da mezzali, e poi Dybala alle spalle di Gnabry per la prima volta in quella posizione, accanto al Kun, sperando che si trovi la quadratura giusta, una quadratura che in stagione i Rangers ci hanno mostrato sporadicamente e che ci auguriamo di vedere presto completa. Leggiamo però adesso anche la squadra di Andrix 14. Abbiamo visto già dei protagonisti molto importanti: Forster tra i pali, portiere originale per così dire, poi Walker, Julien, Lenglet e Mendy, con McGregor, Zaniolo e Thiago Alcantara alle spalle di Salah, Morata e Forrest. Insomma, un giusto mix tra l'originale Celtic e i nuovi acquisti. In panchina avete visto altri degli acquisti di Andrix nella famosa live che c'è stata diverse settimane fa sul canale. E allora è tutto pronto con questo nuovo episodio, con questo primo Old Firm stagionale. Sul pallone c'è il Kun. Non aggiungiamo altro. Giochiamo! Occhio che parte subito il 49, allunga la falcata su Kimpembe, Forrest in area, mette dentro Buffon! Sono partiti a mille loro. Cambia lato in zona Walker, McGregor lascia lì il pallone, Agi ringrazia, Dybala, Agüero va subito dentro, visto è servito il Kun che voleva il destro, la palla è buona per Dybala, Forster e poi il Kun! Da 2 metri, non può che fare 1-0! Avanti Rangers, esplode Ibrox! Morata in mezzo, la porta l'egiziano, vuole saltare Tierney, due che nella nostra carriera con la Roma sono stati compagni di squadra nell'ultima stagione. Qui Semedo mette fuori bene per Gnabry, che la mette giù e può condurre il contropiede con Agüero che parte senza palla, con Gnabry velocissimo, con il Celtic che non segue. È partito Gnabry, che punta Forster, Gnabry! Mamma mia! Un gol straordinario! Straordinario! Di Gnabry, minuto 11, 2-0, notte fonda per il Celtic. E Ibrox è in estasi totale. Azione personale di Gnabry, che si è fatto tutto il campo e poi ha messo sotto l'incrocio dei pali. 2-0, con le solite impostazioni, che poi vi mostrerò a fine partita. Ma 2-0, chiude centralmente, Salah di sponda per Kyle Walker. Dentro a cercare Nicolò Zaniolo con il tacco per Salah. Attenzione all'egiziano, costretto a indietreggiare. Walker vuole tagliare il campo, cerca l'imbucata perfetta. Forrest! Fuori gioco. No, è tutto buono. È tutto buono. 2-1. Il gol del Celtic con il 49. Gol pesante perché arriva in un momento di padronanza da parte nostra. Gol che può riaprire la partita. Qui per l'ennesima volta arrivano con troppa facilità, poi Gigi prende gol sul suo palo. Poteva anche far di più effettivamente lì Buffon. Zaniolo che vuole Salah, parte Morata senza palla, servito adesso e poi apre. Sale Walker a destra. È in ritardissimo Dybala, ma non dovrebbe esserci lui lì. Arriva il cross, mette fuori Van Dijk. Dove era Tierney però? Non c'era. E allora Pellegrini riesce ad aprire su Vidal, sui piedi di Gnabry che cerca di domesticare il pallone, non semplice. Poi siamo clamorosamente scoperti. Ma Tierney non sta difendendo, quindi Salah dentro per Morata e 2-2. Non è possibile! Dov'è Tierney lì?
Dov'è Tierney lì? Ci siamo addormentati. Anzi no, non ci siamo addormentati. Vi siete addormentati. Ci siamo. Io che devo fare, ragazzi? 2-2. C'è il movimento di Agüero e quello di Tierney. Pellegrini con la punta per il Kun, che vuole andare. Cerca Serge Gnabry, che si gira nello spazio. Parte anche Agi. La palla è buona. La lascia a rimorchio. C'è Dybala. Palo. Palo. Poi non è finita. Vidal. Ma sì, è finita, perché l'arbitro fischia due volte. Squadre avere qualcosa. E trova Agi per il contropiede. La porta il 30. Poi Insigne cerca di far salire il Kun. Si butta dentro il 24. Servito. Ok, Insigne in area. Contro il portiere. Insigne, l'ha presa Forster. In calcio d'angolo con la mano destra. Forse lì Lorenzo poteva avanzare di più. E forse no, in realtà. Ha fatto bene a calciare, ma avrebbe dovuto fare gol. Che brivido però. Adesso bisogna ripartire con Gnabry, che vorrebbe il pallone. Pellegrini preferisce ragionare. Serve sui piedi. Male. L'11 che ha un controllo di palla equino. Meglio se servite in velocità. E quindi Salah in area. Rimorchio il pallone. McGregor. 3-2. 3-2. Pazzesco. Pazzesco. Palla profonda a cercare lo scatto di Agi, che lotta con Walker. Arriva a difendere il pallone Agi. Bravissimo. Grande lavoro del 30, che entra in area. Sempre Agi che affonda. Gioca dentro per Insigne. E chiaramente il pallone è salvato sulla linea. Cerca Morelos, lascia Gnabry, la palla arriva a destinazione, c'è anche Insigne che sale, il servizio è per Lorenzo, in area, Insigne, deve cercare un'idea! E Agi sull'esterno della rete. Finisce 3-2 per il Celtic, che vince in rimonta. Altra sconfitta pure nel derby, pure così. Ma il discorso che ho fatto all'inizio vale. Vale ancora. E quindi andiamo direttamente a giocare la prossima partita. Non prima di avervi fatto vedere le slide di cui vi parlavo. Perché che succede? Il discorso è il seguente. Io ho messo per questa serie le stesse slide che utilizzavo in carriera. Quindi, leggenda. E quindi, modificando i vari... CPU e utente, che ho nuovamente ritoccato, provando a farli sì realistici ma un po' più umani rispetto a prima. Però erano giù di lì questi qui, che sono quelli che trovate nella descrizione proprio della serie in cui ho raccontato la mia carriera. Sono quelle lì le slide. Però cambia poco. Cioè sembra di giocare ad Ultimate. Capite perché mi incazzo? No, non che ho fatto inizia, va bene. Capite perché mi arrabbio? Fosse Ultimate, va bene, non dicevo, abbassa il livello. Però questo leggenda qui non è il leggenda della carriera, ok? È un leggenda Ultimate, e quindi io non ce la faccio, non ce la faccio. Cioè, non ce la faccio a viverla serenamente. La Roma ha la migliore difesa del campionato, oltre ad essere la capolista, e quindi c'è poco da dire. Bale, anzi Zappacosta. Lo scambio con Pastore, eccolo Bale. Zappacosta cerca spazio, fa tutto da solo, affonda bene, c'è Buffon che riesce a toccargli il pallone. E poi Tierney in qualche modo trova Insigne, Rangers che trovano la ripartenza. Con Ojo, chiama palla Gnabry, a destra parte anche Semedo, ma il suggerimento è per il numero 11. Tra le linee arriva Insigne, Gnabry lo serve non benissimo, ma la palla arriva comunque al 24. Tocco dentro per Morelos, che non può sbagliare. 1-0 Rangers. Col gol del Buffalo al 17esimo del primo tempo. Ma aspettiamo ad esultare. Ha letto perfettamente, quindi Ojo vuole a Ribo, parte anche Morelos senza palla, Ribo... triangola con un giocatore della Roma, tenendo il possesso, potendo servire anche Gnabry, e la palla arriva in mezzo Insigne dalla parte opposta a Ojo. La porta Gnabry, il cross è per Ojo! Eccoci, siamo questi. Siamo semplicemente questi. Perotti, crossa bene! Abbiamo dormito, la palla rimane lì, attenzione a Saul, mischia pazzesca, e poi Vidal forse, l'ultimo a toccare. Pastore comunque aggancia. Aribo gli passa davanti e poi si smaterializza. Quindi ancora Pastore. Benzema per Saul. Lo scambio con il francese. E l'apertura è sempre per il flaco.
che cerca il cross sul secondo palo, Semedo prima di Perotti, poi Benzema e Kimpembe lottano, alla fine Van Dijk, bisogna però allontanare questo pallone ragazzi, e invece resta lì Buffon, ci mette le mani e poi arriva Morelos a raccogliere, a consegnare Insigne, dovrebbe partire senza palla Gnabry, invece no, non parte, costringe Insigne all'errore, poi sbuca Morelos, dentro ancora per il 24, la palla sembra lunga ma ci arriva lo stesso il napoletano. Al centro Morelos, visto e servito, bisogna gestirla bene questa. Morelos sterza, mette a sedere l'avversario e poi calcia! Un gol meraviglioso! La doppietta del Buffalo, 2-0 Rangers. 37 minuti di Morelos, perché il primo gol è semplice, un po' come quello segnato contro lo United, il suo primo all'epoca in Superlega. Questo è una meraviglia, perché qui sterza e mette a sedere il suo avversario, poi calcia sul palo di Oblak, che qualcosina in più dovrebbe fare, ma fortunatamente non lo fa. 2-0 Rangers. Tierney fa salire Arturo Vidal, che a sua volta cerca Insigne, è andato pure senza palla Morelos. Insigne vuole cambiare passo su Fazio, ha la possibilità di farlo e lo fa. È andato Insigne, si mangia Fazio, entra in area, sempre Insigne che sterza, poi gioca dentro e Morelos a centimetri dalla tripletta. C'è l'intervento provvidenziale di Mancini. Ultimi 12 minuti. Lancio profondo a cercare Mkhitaryan. Buono l'aggancio. Zappa Costa. Passa su Dybala questa volta con troppa facilità. Pastore in area. Cerca il cross. Benzema! Traversa! E gol di Saul. Chiaro. 2-1. 2-1 e attenzione al finale. Aribo. Di nuovo per Tierney che prova a salire sulla corsia. Al centro Gnabry è completamente solo. Tierney prova il cross per Gnabry che arriva in corsa! E segna un gol pesantissimo! Pesantissimo! Per il 3-1! Di nuovo più 2! Mamma mia ragazzi che peso che ci siamo tolti! E che gol di Sergei Gnabry! Il secondo pazzesco di fila! Prima la cavalcata, la falcata nel derby. E poi questo... destro al volo in anticipo su Roussillon che bacia il palo e finisce in porta alle spalle di Oblak. 3-1, 3-1 nel momento in cui avevo paura che potessero rimontarci anche oggi. Poi magari lo fanno lo stesso, ma intanto ci siamo tolti la soddisfazione di reagire al loro gol. Calcio d'angolo che sarà l'ultimo della partita. Parte Mkhitaryan altissimo, Buffon, tutti a guardare l'arbitro che dovrebbe fischiare, non lo fa ancora, lo fa in questo istante. I Rangers in difficoltà, in crisi nera, battono la capolista, la Roma, per 3-1 con carattere e merito, secondo me. E quindi bene così, ma oggi avrei vinto anche con demerito, così come spero di vincere con demerito anche le prossime partite, visto che ne abbiamo perse tante che meritavamo di vincere. Conta poco questa partita se poi non vinci la prossima. Abbiamo battuto anche la Juventus, abbiamo battuto il Real Madrid all'esordio, abbiamo battuto il Barcellona. Non abbiamo mai vinto due partite di fila. E la vera differenza starà lì, nella continuità, che ci è sempre mancata, o meglio l'abbiamo avuta, ma in negativo. Buon inizio dei Rangers, Vidal per Dybala al limite, può cercare l'interno, preferisce l'esterno su Semedo che crossa verso Pellegrini e Manchillo gliela toglie da 2 metri dalla porta, poi Semedo commette fallo in attacco. Il suggerimento è per Almiron che lo porta a spasso, poi apre verso Lozano, posizione dubbia, tutto buono e Van Dijk sulla linea. Quindi magari ci diamo una svegliata anche gli altri tre dietro. Intanto Agüero che manda Tierney, può andare in porta il 28. Tierney, Dubravka! Addosso al portiere, diriamo noi. Torna da Willems. Sempre a cercare spazio il terzino. Werner cerca l'imbucata per Maximen, che porta avanti il Newcastle al minuto 36. 1-0 per i padroni di casa. Che va subito su Dybala, può mandare in contropiede Agüero che andrebbe in porta in teoria, lotta con Alderweireld e se lo mangia in velocità. Occhio al culo in area, Agüero su Dubravka, ancora Agüero, ancora Agüero, perché non è sempre domenica per gli avversari. Ed è 1-1 con il 7° gol in campionato del Kun. Agüero dovrebbe fare il movimento per partire, non lo fa, ma c'è quello di Pellegrini.
poi Dybala e Agüero centrale. La palla è per lui, c'è Semedo a destra, occhio al Kun. Arriva l'apertura per Semedo in area di rigore, incrocia con il destro e Dubravka blocca in due tempi. Semedo tra le linee per Aribo, occhio al movimento anche del Kun. In area, Agüero, Dubravka, Aribo, Dubravka. Va bene. Pellegrini allora cerca Aribo che è stanchissimo, trova comunque il corridoio per Dybala. Sta partendo Insigne, grande palla con il tacco di Dybala. E quindi Insigne che punta l'area, c'entra adesso, destro, fuori. Semedo vuole Kent e lo trova, ripartono i Rangers. Occhio a Kent che è andato in campo aperto, se ne è accorto Gnabry. Kent è solo, bisogna accompagnare però. Kent in area, Dubravka. Ma basta, ma basta, ma basta, che come tiro prendo il portiere. Cioè dai, basta, basta. E finisce anche la partita. Finisce 1-1 tra Newcastle e Rangers. Discorso rapidissimo, in questo momento sono furioso perché è un punto e in teoria ce lo diamo in faccia per non essere più volgare, visto che abbiamo dominato la partita e creato la qualunque. Però poi ho visto anche partite del genere finire con 0 punti. Cosa vi voglio dire? Che a fine stagione queste qui contano. Contano aver preso gol in modi, sarebbe stato pazzesco, ma l'abbiamo visto, in modi ambigui dal Newcastle nel finale. E quindi 1-1 va bene così, insomma è andata così. Adesso l'obiettivo è chiaramente quello di battere il Bayern Monaco, perché il nostro obiettivo deve essere da qui in avanti vincere tutte le partite. Poi ovviamente può anche capitare di non farlo, ma se vogliamo risalire la classifica e dare un senso a questa serie dobbiamo farlo. Francamente non ho memoria di un episodio chiuso con il sorriso, con la vittoria. Forse andando proprio a memoria è perché non c'è un episodio di questa serie chiuso così. E sarà il nostro obiettivo di oggi. Abbiamo comunque chiuso in crescendo. C'è stata una sconfitta, seppur immeritata. C'è stata una vittoria pesante contro la prima in classifica, che prima non è più, perché abbiamo fatto un favore al Napoli. E quindi vi parlo della Roma. C'è stata una vittoria a metà, nel senso un pareggio in rimonta contro il Newcastle. Ricomincia da Lorenzo Insigne. Agi, va dentro Agüero, visto e servito, in area, gira con il destro Leno. Palla ancora allontanata, ma Rangers che hanno cominciato meglio. Aribo, Vidal, Agi, vuole Agüero, la sponda su Morelos, in area, vuole calciare, poi Agi. E due volte su Scorona, due volte il Bayern Monaco, più quelle di prima. Insomma, per ora una sola squadra in campo e quindi logicamente prenderemo gol in contropiede. Attenzione allo scatto di Morelos, se ne è accorto Vidal, posizione di partenza che è regolare perché resta giù la bandierina. Corre il Bufalo, che è in area, defilatissimo, ma calcia lo stesso, con Leno che chiude. Insigne con Agüero che va, e Insigne lo serve, occhio al Kun che deve lavorare, ruleta. Può chiamare avanti Aribo, lo fa, c'è anche Insigne larghissimo, la palla è per lui, in area di rigore, Insigne, Leno. Agi, Vidal al limite, Agi porta il pallone, poi cerca di imbucare ancora per Agüero che ha preso il tempo, destro, Leno. Agi, sta partendo Agüero, se ne è accorto Agi, parte anche Bufalo, parte anche Aribo, e la palla è dentro per il centrocampista che ha seguito l'azione, lo insegue Toni Kroos, Aribo resiste, Aribo, Leno. Ma se non segna Agüero non può pensare di segnare Aribo, questo è normale. Apre su Tierney, vuole andare con Agi che attaccava la profondità, la tiene Tierney, Morelos, va dentro anche Dybala, servizio per la gioia, in area, Dybala! L'avevo vista dentro. Bravo Barisic a girare per la gioia, in area, sterza Dybala, c'è Insigne completamente solo in mezzo e la palla non entra neanche qui. Poi a rimorchio Agüero verso Gnabry, l'ha presa la porte. Müller chiude Barisic e quindi Vidal a cercare Aribo, trova Dybala e si può ripartire con Gnabry che vuole la palla verticale. Dybala lo vede e lo serve, Tagliafico prova a chiudere, Gnabry in teoria è più fresco, anche più forte mi permetto, e infatti va via, entra in area, Gnabry. Io neanche esulto ragazzi, minimo indispensabile. 1-0 per i Rangers che arriva all'88esimo. Adesso vediamo se c'è l'apocalisse finale oppure no. Finisce la partita, vincono i Rangers. Però io francamente sono un po' irritato, continuo ad essere irritato da FIFA, non potrebbe essere altrimenti. Continuo a sistemare le impostazioni, ma non cambia nulla, non cambia assolutamente nulla.
Comunque abbiamo chiuso in crescendo. Avete capito un po' come sarà questa serie? Sarà un Fede Marconi contro FIFA e poi forse contro gli avversari. È una serie che, ve lo dico, se facessi in privato interromperei adesso, perché non è giusta, non è umana, non è corretta né divertente, perché non mi diverto a giocare così. Ma la porto con voi e la porto per voi, perché è giusto così, è giusto per i ragazzi che hanno partecipato alla live. E se inizio un qualcosa lo porto a termine, sarebbe troppo semplice portarla a termine soltanto se fosse divertente. Portiamo a termine la stagione e vediamo come va. Chiudiamo l'episodio mostrandovi la classifica. Eccola qui, la classifica con la Roma che si è ripresa il comando a più 3 sul Napoli, poi segue il Liverpool, c'è la Lazio anche a 31, l'Atletico Madrid a 30, il Real Madrid a 29, il City e il Milan a 27, a 25 troviamo il Bayern che abbiamo appena battuto e poi infatti noi siamo a 19 con il Paris Saint Germain, 18 il Celtic con il Leicester, lo United, la Juventus che sarà il nostro prossimo avversario, com'è possibile? Ah no, non sarà il nostro prossimo avversario, che sarà il Lione, ok. Però poi c'è la Juventus che abbiamo già affrontato, non ci sto capendo troppo. Come possiamo affrontare due volte la Juventus in un girone? Perché abbiamo già affrontato i bianconeri in campionato due episodi fa e quella contro di loro sarebbe la 19ª giornata. Quindi non capisco. Però va bene, se lo sapete fatemelo sapere nei commenti. E poi la classifica via via è questa qui. Quindi Lione ultimo in classifica, tra l'altro, Lione di Ronaldo, non dico nulla, perché tanto noi, se sono prime o sono ultime, anzi preferiamo le prime. Faccio gli allenamenti, ma ovviamente vi saluto e vi ringrazio per aver seguito con pazienza e passione questo episodio. Prima di lasciarvi però vi invito ovviamente a lasciare un mi piace a questo video, a commentarlo qui sotto in modo da darmi sempre consigli per migliorare questa serie e poi ovviamente seguite anche gli altri format sul canale, naturalmente iscrivetevi se potete, abbonatevi e io vi mando un bacione. Never give up, alla prossima, bella regà!